Hai mercato di capalle. Un mattino l'ortolano a una donna con lo scialle lo sentì dire così: che bietole, che bietole, che bietole c'ho. Ma la donna di rimando: la stia bono so Fernando, la mi faccio nervosire e non c'ho tempo per brulire. Le bietole, le bietole, le bietole no. Compralle, lavalle e almeno quattro volte risciacqualle. Per bene le salle, strizzalle forte forte, falle palle, e poi dopo ristrizzalle con le forbici tritalle, con potaglio assaporalle e nell'olio strascicalle, con l'arrosto cucinalle e con quello accompagnalle, perché son solo un contorno, ma levatemele di torno. Le bietole, le bietole, le bietole no. Pefalle, salalle, scardalle sui vassoio rovescialle, ma sta attento a poggialle, perché c'è il gatto che vuole leccalle e alla fine poi portarle sulla tavola e mangiarle. Con il mio marito Achille che non riesce a digerirle, ma lo stesso può mangiarle e poi va a rivomitarle. Tutto questo più un contorno, ma levatemele ritorno. Le bietole, le bietole, le bietole no. Oi oi, ma che palle, tutta la mattinata a prepararle e dopo il mangiarle, e non ci rimane altro che cacalle, digerirle, ricacalle e magari ricomprarle, perché c'è la mia cognata che vorrebbe una frittata, ma soltanto bietolina perché lei è più tenerina. Dammi retta, non sono scema, però non ne vale la pena. Le bietole, le bietole, le bietole no. Compralle, lavalle, le salle, falle, falle, strizzalle, tritalle, con l'aglio strascicalle, scaldarle, assaggiarle, di sale riaggiustarle, per poi trasportarle sul tavolo e mangiarle. E alla fine rigettarle, o digerirle e ricacarle, per tornare a ricomprarle ai mercato di capalle. Le bietole no!